oggi un video bellissimo, pieno di gioia, che vi tirerà su di morale immediatamente. Parleremo di cose belle, positive, gioiose. Ok, basta, smettila. Non è vero niente. Questo è il disagio fatto video. Parleremo di friendzone. Crazy. Ciao tempeste, benvenuti in un nuovo video. Nuovo in segreto e oggi la parola chiave sarà friendzone. Anzi meglio, friendzonato e friendzonata, perché andremo a cercare questo su in segreto e leggeremo tutti i segreti e i disagi delle persone friendzonate. Ovviamente qui giù nei commenti siete liberissimi di dirmi la vostra friendzone, se c'è mai stata, o voi come avete friendzonato qualcun altro. Nella mia vita ho ricevuto due friendzone che hanno fatto malissimo. Tra l'altro la prima avevo 13 anni e l'altra poi più in là, ma diciamo me la sono cavata, nel senso che non sembrava proprio una friendzone, però io ho capito che mi stava frenzonando. Però per quanto riguarda la prima, quella in terza media, l'ho raccontata nel mio libro. C'è ancora qualche copia su Amazon, praticamente l'avete mangiato nel corso di questi anni, e quindi chi l'ha letto saprà bene che cosa intendo. Comunque c'è il link a Amazon dove troverete il mio libro qui giù nel box informazioni, nel caso voleste ridere di me. Non lo fate. E nel box informazioni in prima riga ovviamente c'è anche il link al mio sito dove c'è tutto il mio nuovo merchandising. Come sempre ve l'ho detto, tazze, cuscini, t-shirt, di tutto, a marchio disagio o saette everywhere. Mandatemi pure le vostre foto in direct su Instagram o comunque taggatemi nelle vostre foto e sarà mio piacere ripostarvi per divulgare il disagio. Like come sempre per questo video e per tutti gli in segreto prima di iniziare. Iscrivetevi se non siete iscritti, attivate quella cavolo di campanella per ricevere notifiche di video disagiati come questo, soprattutto come questo, se non peggiori, e posso fare sempre di meglio, fidatevi. Ragazza di 16 anni, se la tua migliore amica è stata frenzonata dal tuo migliore amico, cosa puoi fare? Stai un po' nella M, perché siete amici tutti e tre, ma ormai lei è stata frenzonata da lui, quindi diciamo che non so come l'ha presa, secondo me non benissimo, e quindi tu stai nel mezzo e ovviamente non sai che fare. Ragazzi, veramente è un disagio quando accade, perché davvero non sai come comportarti, perché alla fine tu rimani amica a lui e anche a lei, non è che puoi fare una scelta e neanche lei o lui dovrebbero chiederti di scegliere. Vi è mai successo? Scrivetemelo nei commenti e poi soprattutto ditemi come avete fatto. Ragazza di 16 anni, da piccola, 8-9 anni, sono stata frenzonata dal mio migliore amico dell'epoca, con un classico bigliettino: ti vuoi mettere con me, con i due quadrati con scritto sì, no. Indovinate, lui ha messo la crocetta in mezzo. Simpatico. Un piccolo genio, perché giustamente né sì, né anche no, in mezzo friendzone. Amici per sempre, amici sto c***o. Donna di 19 anni, domenica, dopo molto tempo, ho rivisto la madre del ragazzo che mi piaceva tempo fa. Riconoscendomi, mi si avvicina e mi saluta tutta gentile. Mio Dio, come sei cresciuta e sei diventata ancora più bella. Allora io le ho sorriso e l'ho ringraziata in imbarazzo, perché ho sempre avuto molto rispetto per lei. Dentro di me però pensavo, vallo a dire a quel coyote di tuo figlio che mi ha frenzonata. Dovremmo imparare ad essere ancora più sinceri, a dire proprio le cose così in faccia. Tu non hai colpa, madre, ma vaglielo a dire. Ragazza di 16 anni, quando scrivi una lettera d'amore per la tua crush, ma per evitare di essere frenzonata, la butti nel fiume più vicino. Numero 1, non puoi semplicemente strapparla, no, addirittura buttarla nel fiume. E numero 2, nel fiume più vicino cosa vuol dire? Cioè hai 3000 fiumi intorno a te e chiedi a Google Maps dov'è il fiume più vicino? Cosa vuol dire? Vabbè, ok. Donna di 19 anni, sono stata frenzonata pure da Siri. Ehi Siri, ti piaccio? Non siamo solo amici, siamo amici per la pelle. Questa è una friendzone carina, capisci? Cioè, anche Siri, però almeno ha avuto tatto. Ragazza di 16 anni, la mia vita fa schifo, vengo frenzonata anche alle 3.24. Numero 1, alle 3.24 dovresti dormire. Questo è un buon metodo per non essere frenzonati, dormite. Poi scusami, è ovvio, se vai a chiedere a qualcuno se sei interessato a te alle 3.24, prova a chiederglielo quando è sveglio. Ragazza di 16 anni, il mio migliore amico si trasferirà al nord Italia tra un mese e ci potremo vedere solo in estate. Lui è l'unico che mi capisce, l'unico che mi vuole bene, che io conosca. Non posso stare senza di lui, non posso non vederlo più. Io lo amo ancora, anche se mi ha frenzonata tempo fa e non prova quel che provo io. Non posso stare senza lui. Allora, volete un consiglio spassionato che è difficilissimo da attuare? Quando capite che non è più solo un'amicizia, fate bene a cercare di capire se c'è altro da parte sua. Ma se vi rendete conto che per lui o per lei non c'è altro oltre all'amicizia, cercate piano piano di lasciare andare le cose. Ed è brutto da dirsi, perché comunque l'amicizia è una cosa importante, ma da parte vostra non è vera e non lo sarà mai, perché c'è altro, quindi in realtà siete falsi con quella persona. E stando insieme a questa persona è come se voi sperasse sempre che qualcosa possa cambiare. Un buon modo è allontanarsi e vedere se le cose col tempo possono cambiare, perché magari la lontananza fa capire a lui o a lei alcune cose. Quindi dovete avere due bolse giganti e cercare di prendere un po' di spazio. E mentre siete chiusi in quel tipo di attrazione per lui o lei, che in quel momento vi vede solo come un'amica, magari non vi accorgete di tante altre persone che non vi vedono come amici, a cui potreste interessare e a cui voi potreste essere interessati.
interessati. Mi raccomando, occhi aperti e due balls così. Uomo di 28 anni, oggi dopo una relazione che va avanti da 10 anni, la mia ragazza ha confessato che ormai mi vede come un parente e non sa cosa prova più nei miei confronti. Che dire, frenzonato dopo 10 anni, cosa faccio? Ok, questo purtroppo è il problema di molte relazioni, molte non tutte, che comunque vanno avanti da tanti anni e ci si mette insieme quando si è ancora adolescenti o comunque piccoli, perché si cresce, le cose possono cambiare gli obiettivi, non ci puoi fare nulla purtroppo, e sarebbe bene anzi terminare la relazione e non cercare di convincere qualcuno che ha proprio cambiato il suo sentimento. Lasciala andare e rifatti una vita sotto quel punto di vista, che non è tardi, anzi. Ragazza di 17 anni, sono pronta agli insulti, però almeno sarò sincera. Mi piace troppo frenzonare i ragazzi, la notte dormo meglio sapendo di aver frenzonato qualcuno. Agli istinti primordiali, anche quelli più cattivi e inconfessabili, non si può mentire, così e basta, per quanto vogliamo essere moralisti è così. Però augurati sempre che qualcuno non faccia il tuo stesso gioco, e poi soprattutto non venire a piangere su in segreto, perché il karma è dietro l'angolo. Uomo di 18 anni, oggi a scuola ho rivisto un'amica dopo un po' di tempo. Lei mi è stata presentata da un altro ragazzo, mio amico, 2 anni fa, ma oggi ha parlato solo con me per tutto il tempo. 2 settimane fa mi ero dichiarato, ma mi ha frenzonato perché si sentiva con qualcuno. Ma non c'è traccia di lui. Secondo voi ho qualche possibilità con lei? Grazie in anticipo a chi risponderà. Se ti accontenti della mia risposta, te lo dico: no, non hai possibilità al momento con lei. Perché se ti sei, diciamo, aperto e lei ti ha fatto capire che sei solo un amico e niente più ci sarà, è così davvero, non è che uno se le inventa. Soprattutto se è interessata all'altra persona. Quando ti ha detto no, mi sento con un altro, è una scusa per addolcire la pillola. Poi ovviamente tu dici: non l'ho mai visto quest'altro. Perché non c'è, baby. Non c'è nessun altro, è solo che non sapeva come dirti di no. Vai avanti. Non cerca di fare le croce rossine, uomini o donne che voi siate, e impegnarvi per far cambiare idea a quella persona, perché non siete voi il problema, voi non state facendo nulla di male, semplicemente non c'è compatibilità, capita. Cercate qualcuno che vi meriti, non spendete energie con chi vi vede solo come un amico, che non c'è niente di male, attenzione, però voi non dovete far cambiare idea a nessuno, siete voi. Ragazzo di 16 anni, qualche mese fa ho scritto un segreto in cui dicevo che sono stato frenzonato 7 volte e niente, ci sono 138 commenti di 2 che flirtano e mi sembra giusto, lui che piange lì dicendo di essere stato frenzonato per la 7ª volta, e 2 invece iniziano a conoscersi. Io ti vedo proiettato verso un lavoro di pubbliche relazioni, il cupido della situazione. Tu non ti innamorerai mai, ma gli altri sì. Beh, almeno una gioia, no? E scusami. Ragazza di 16 anni, in classe da me c'è un tipo che ho frenzonato perché si è confessato dopo un mese che ci conoscevamo e dice di aver smesso di provarci con me, anche se non sembra. Da un po' di tempo noto che lui prende i miei capelli e li conserva. Sapete che significa? Che è un serial killer. Ok, non voglio aggiungere conclusioni affrettate. In realtà è un ragazzo di 16 anni, quindi alla tua età. Però i capelli, ecco. Prima di tutto glielo farei notare. Gli chiederei: scusami, ma che cavolo fai con i miei capelli? Lasci, buttali. Seconda cosa, comunque mi terrei un pochino alla larga, perché sicuramente, magari, cioè, magari questo ragazzo è dolcissimo, un pezzo di pane, però non è un atteggiamento proprio normale. E terza cosa, non lo porterei mai con me dal parrucchiere. Uomo di 18 anni, sono in una situazione complicata, ecco. Sono stato frenzonato circa un mese fa, ma non è questo il problema. Ah, ok. Il vero problema ora è che ho avuto un colpo di fulmine per la migliore amica della frenzonante. La frenzonante è bellissimo, però mi ha detto di rinunciare in quanto missione impossibile. Ora io però da un lato vorrei provarci e da un lato chiudere tutto, e a quel paese le ragazze che fanno solo soffrire. Cosa dovrei fare? Io direi nessuna delle due cose. Allora, se lei, la frenzonante, ti ha detto che non ci sono possibilità, tra l'altro è la migliore amica di una a cui tu andavi dietro e che ti ha già frenzonato, perché dovresti continuare a sbatterci la testa? Perché siete masochisti? No, spiegate. Quindi eviterei di provarci e mi concentrerei su altro. Sicuramente arriverà la ragazza giusta. Sinceramente mi sono un po' antipatiche, fra virgolette, quelle persone che solo perché, non so, un ragazzo o la fidanzata o che ne so, è stato STRO né ZO, allora sono tutti così. Perché dovresti mandare a quel paese tutte le ragazze che fanno soffrire? Le ragazze o i ragazzi non è che ti fanno soffrire apposta. Se non piaci a quella persona, non piaci, non ci possono fare nulla. Certo, i modi sarebbero importanti, però quello è il punto. Non possiamo piacere a tutti e non dobbiamo, sapete che è balls. Uomo di 19 anni, una volta ero talmente cotto di una ragazza che avevo spostato i miei impegni in maniera tale da far coincidere il momento in cui casualmente finivo da una parte e passavo sotto casa sua con lei che usciva per andare a danza, così che incrociandoci per strada e scambiando 2 parole l'accompagnassi io. Il tutto è andato avanti per un po' finché non sono stato frenzonato. Cioè praticamente tu hai fatto chilometri per trovarti casualmente sotto casa sua mentre lei va a danza. Però ci sta, apprezzo l'impegno, anche se sinceramente avrei fatto in maniera più veloce. Nel momento in cui lei ti dice no, ok, ho capito. Se ti dice sì, ok, non devo farmi 54.000 km. Però apprezzo l'impegno, non è da tutti, bravo.
Ok, raccontatemi delle vostre friendzone subite o date qui giù nei commenti, mi raccomando. Like se questo video vi è piaciuto, se vi ha fatto almeno un pochino di compagnia. Non dimenticate di iscrivervi e anche che qui giù nell'info box in prima riga c'è il link al mio sito con tutto il mio nuovo merchandising. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale. Ciao.